La 32esima edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato di Salerno ha preso il via oggi 25 aprile con la partenza del corteo storico in abiti d'epoca da Piazza Duomo, corteo che ha percorso le strade del centro storico di Salerno per portarsi in Piazza Portanova, dove dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Vincenzo Napoli e dell'onorevole Piero De Luca si sono esibiti gli sbandieratori del gruppo Città della Cava, le quattro distretti Luca Barba, oltre a musicisti e falconieri. Ancora una volta nella 32esima edizione si ripete la magia di una fiera che rievoca tradizioni, valori, la storia di questa città che è stata da secoli punto di unione e di congiunzione tra grandi tradizioni culturali che hanno portato anche alla creazione della scuola medica salernitana. Salerno torna al centro del panorama nazionale ed internazionale con una fiera che è diventata un punto di riferimento per tutto il paese, con oltre 100 artisti che arrivano da tutta Italia, professionisti che si esibiranno qui e daranno davvero lusso alla nostra grande, alla nostra straordinaria comunità. Salerno torna grande e torna al centro del paese con questa fiera che rievoca e riprende le tradizioni, i valori e la cultura di una grande comunità come la comunità salernitana. Grazie. Buonasera a tutti, è un bellissimo colpo d'occhio vedervi così numerosi affollare questa piazza, dove si terranno tra poco qualche esibizione ulteriore, ma poi circolerete nel centro storico, potrete vedere tutte le installazioni che la Fiera del Crocifisso ha voluto preparare per i tanti visitatori. Come diceva Piero, è una festa tradizionale, una fiera tradizionale che ormai dura da ben 32 anni e che ogni anno raccoglie il consenso dei nostri concittadini, perché è una festa di primavera. Oggi il tempo non è particolarmente piacevole, però voglio dire, già c'è una sfera di sole che sta uscendo ed è bene augurante. Quindi 3 giorni di spettacoli, di saltimbanchi, di artisti di strada, di stand da visitare, una tradizione che viene riproposta e rimanda alla nostra antica origine, alla origine medievale di tutto questo. Sapete che Salerno, come diceva Piero De Luca, è una città che ha ospitato la scuola medica salernitana, che è stata la prima facoltà di medicina del mondo e ha laureato la prima donna medico in tutto il mondo. Noi ripercorreremo questi sentieri, questi aspetti del nostro passato, rileggendoli in chiave moderna, ma con attenzione anche agli aspetti formali, ai costumi, ai tanti figuranti. Quindi saranno 3 giorni ad uso dei cittadini e dei turisti che si preannunciano numerosi. La manifestazione, ideata da Peppe Natella e portata avanti dalla figlia Chiara con la direzione artistica di Gianluca Foresi, sarà un vero e proprio tuffo nel passato, con diversi siti del centro storico interessati e centinaia gli artisti di strada. Per ricreare il clima medievale, infatti, ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada e statue viventi. E poi spettacoli di falconeria, spettacoli teatrali, approfondimenti culturali su vari aspetti di vita medievale, quest'anno un focus sul calcio fiorentino, degustazioni di piatti rivisitati dalla taverna medievale, giochi tipici del periodo e una rivisitazione della vita socio-commerciale del Medioevo con il mercato, commerci e mestieri di un tempo. La distillazione dei profumi, la filatura della lana, il cestaio, la ceramica, le pietre antiche. Quest'anno con una novità, la presenza anche di artigiani di oggi. Tutto questo e altro fino a domenica 28 aprile.